È un'eccellenza che promuoverà la formazione superiore post-liceale nel settore del gioiello d'artista e dell'accessorio fashion. È stata presentata in municipio a Fano la nuova Accademia Orafa, nata grazie a due promotori, Carlo Bruscia dell'Associazione Un'Arte e Silvio Cattani, vicepresidente del Mart di Rovereto. Collaborano al progetto diversi professionisti del settore, come artisti, grafici, insegnanti, maestri orafi e direttori di musei. Ad appoggiare l'iniziativa anche Confcommercio Fano. L'obiettivo è proprio quello di creare nella città un polo attrattivo per quanto riguarda il progetto del gioiello e quindi attrarre delle personalità del mondo dell'arte e della cultura come docenti e attrarre studenti artisti che potranno venire a Fano a studiare e a qualificarsi per quanto riguarda appunto la ricerca nel settore dell'oreficeria e dell'accessorio della moda che è collegato molto all'oreficeria. Il percorso formativo verrà avviato nel periodo estivo con dei laboratori organizzati al liceo artistico Apollonia San Lazzaro di Fano, con la speranza però di potersi spostare in futuro a Palazzo Marcolini, sede storica dell'Istituto d'Arte. Accademia Orafa Fano nasce dall'esigenza di valorizzare un patrimonio, quello del gioiello, che Fano ha avuto una grande storia, che è stata portata qui con Mannucci, che è stato un artista dell'informale italiano e che è stato il preside della scuola d'arte nei momenti d'oro della nostra infanzia, della nostra crescita. E quindi con Mannucci abbiamo avuto il maestro che ci ha insegnato anche a progettare il gioiello e di conseguenza sono nati a Fano Facchini, Giorgi e tutta una serie di altri personaggi, Donnini, Mattioli, Gori e quindi personaggi che lavorano nel mondo dell'oreficeria. Oggi ci sono quelli più giovani che appunto ci daranno una mano perché visto che si è interrotta questa realtà del gioiello e che quindi ha avuto questo periodo di abbassamento delle scelte e quindi anche delle iniziative, con Accademia Orafa Fano pensiamo di far ripartire tutta una serie di momenti importanti a valorizzazione di una città che sarà l'oro di Fano. L'Accademia si occuperà anche di organizzare corsi, mostre, convegni, visite guidate e attività didattiche rivolte ai maggiorenni che intendono intraprendere un percorso culturale e professionale in questo settore. Per il sindaco Seri è un orgoglio cittadino, Fano, ha detto, torna ad essere protagonista. Questa iniziativa è importante perché vuole, attraverso queste attività, riportare Fano al centro, attraverso delle summer school, dei master per perfezionarsi nell'arte orafa, ma soprattutto vuole tornare ad essere riferimento, anche considerata la lunga tradizione che ha visto una scuola importante, ma che ha visto anche tanti orafi solcare la scena nazionale e internazionale. Per cui con questo percorso l'obiettivo è quello veramente di tornare a giocare un ruolo da protagonista per quello che riguarda l'arte orafa nella nostra città.